L'italiano si racconta che sa cogliere le occasioni, che l'occasione facendo l'uomo ladro gli permette di arrivare anche a vette inarrivabili, ma a volte nessuno vuole cogliere delle occasioni, o perché non le vede come occasioni o perché non ha capito che è un'occasione. Oggi parliamo di Donato De Capri, un uomo che ha raggiunto 1.5 milioni di follower su TikTok ed è costretto a smettere di fare quello che lo ha reso famoso. Non è proprio così, ma sigla, e poi ne parliamo. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. La cucina italiana è, tra virgolette, invidiata in tutto il mondo. Al netto delle ragioni storiche, culturali, poco importa. Se aggiungi italiano alla fine, la gente percepirà qualità, amore per gli ingredienti, studio delle stagionalità, eccetera, eccetera. E Donato, in un modo o nell'altro, basandosi su queste cose, era arrivato a più di 1 milione di follower su TikTok. E infatti tra i giovanissimi, se voi direte con Mollica o senza, riconosceranno la citazione a Donato. Lavora da più di 20 anni per la ditta Ai Monti Lattari. Ai Monti Lattari è una vera e propria eccellenza che si trova nel centro di Napoli, in via Pignasecca. Praticamente i TikTok che faceva raggiungevano quasi 1 milione di visualizzazioni e di conseguenza alimentavano ancora di più la notorietà della piccola bottega che sfornava merende napoletane dal sapore unico. Napoli, città famosa nel mondo, quindi quando arrivi lì e c'è il famoso con Mollica o senza, che fai, visto che lui ti ha detto che lavora ai Monti Lattari? Ci vai, giusto? Tutti rechi, volendo anche pagare, ai Monti Lattari. Saputo questo, cosa mai potrebbe andare storto? A un certo punto, Donato fa uscire questo video. Mi qua, buonasera a tutti, un avviso molto importante. Come sempre ci ho messo la faccia e continuerò a metterci. La ditta Ai Monti Lattari stasera mi ha comunicato che non devo fare più video, più TikTok per quanto riguarda dentro al negozio. Una scelta loro, io sono un dipendente loro e devo dire fare quello che loro mi chiedono e mi dicono. Una cortesia che adesso vi cerco a voi, non mi cercate più foto, non mi cercate più video, saluti per cortesia, perché non ne posso fare più. Ci dobbiamo un poco ridimensionare e niente, non farò più TikTok per quanto riguarda il mondo del mio mestiere. In pratica, siccome i clienti si lamentavano della troppa affluenza, i clienti abituali, i capi gli hanno caldamente sconsigliato, in modo evidentemente molto convincente, di smetterla di fare video su come lui cucinasse i panini. Invece che capire la potenzialità, hanno preferito premiare la vecchia clientela. Ora, noi non sappiamo se sia stata una scelta consapevole, consci del fatto che avrebbero potuto fare come altre realtà italiane che dai social sono diventate così famose da aprire sedi a New York, perché ce ne sono più di quante possiate immaginare. Questa è una scelta che i fan non hanno apprezzato per niente. Lui ha ricevuto un sacco di mi piace, un sacco di sostegno, gente che gli dona soldi, gente che si offre di aiutarlo economicamente per aprire il suo panificio, il suo ristorante. E io non biasimo neanche lui se invece questa decisione non vuole prenderla, perché si vede dai video che faceva che non erano volti a diventare famoso, lo faceva perché ci teneva tanto. E non è detto che magari quindi abbia intenzione di impelagarsi in questioni burocratiche che riguardano l'apertura di un nuovo punto vendita alimentare. Però questo ci dà la tara su quanto anche chi si definisce imprenditore non abbia comunque poi gli strumenti per adeguarsi a potenzialmente un miglioramento. Guardate tutta la reticenza che hanno avuto nei confronti del POS, quando alcuni esperti del settore ti dicono che ci sono anche situazioni dove le commissioni sono veramente irrisorie e quindi la scusa delle commissioni è un po' borderline, perché tipo anche gli e-commerce hanno delle commissioni, le hanno più alte eppure rimangono attivi, ma ignoriamo questa parte. È una questione ideologica, è meramente restare a quello
che è comodo, quello che conosciamo. E ora vorrei fare una riflessione con voi, un piccola parentesi informatica che è quello che conosco. Sicuramente avrete sentito il nome Olivetti. Olivetti era quella marca di macchine da scrivere, adesso è la marca di macchine da scrivere, una volta faceva anche calcolatrici programmabili. Ora, giusto per darci un minimo di contesto storico, erano gli anni 50, quindi saremmo stati gli apripista, avremmo potuto, in potenza, sapendo come poi andrà la storia, proseguire. E per un po' infatti siamo diventati noti per i nostri, per l'Olivetti. Poi però non si è investito sul nuovo, si è rimasti su quello che si conosce e pace. Tornando a Donato, io vedo tantissimi screditare il lavoro di chi sta su internet e questa cosa è figlia di un'inconsistenza del web. Tu il web non ce l'hai davanti, tu non sai com'è fatto, tu vedi solo uno schermo con delle cose luminose e ti dici cazzo sono buoni tutti, e poi non sono buoni tutti. Oppure quelli che ti dicono quelli lì immagina ballare davanti allo schermo e davanti al telefono tutto il pomeriggio. Bro, intanto loro fanno qualcosa, nel farlo si divertono, magari rideranno in 5 e a te non farà ridere questa cosa, intanto quei 5 si sono divertiti. Però tutto questo discorso poi porta anche a ignorare delle potenziali migliorie da un punto di vista di clientela che potevi applicare ai Monti Lattari, consciamente, inconsciamente. Perché scegliere i clienti abituali come priorità piuttosto che ampliare il tuo bacino d'utenza? Questa è più che altro la domanda. Per chi non credo che una volta notato l'aumento di clientela e individuato la causa che erano i video di Donato, non ci sia stato almeno una frazione di secondo il pensiero del possiamo sfruttare questa cosa a nostro vantaggio? Perché dai, gli imprenditori pensano ai soldi principalmente, a meno che, visto che siamo a Napoli, magari non hanno pensato come possiamo far sì che i clienti non si lamentino. Chi ci sta è prediligere la vecchia clientela. Alla fine sono scelte, però questa è la cartina tornasole di come percepiamo i social. Non ci piace, e siccome 10 anni fa stare su Facebook era da sfigati, adesso se Facebook ci porta persone nuove al locale non va bene. Ma voi che ne pensate? Opinioni a riguardo? Non siete d'accordo? Secondo voi ai Monti Lattari hanno fatto bene? Perché io nella voce di Domenico ci ho vista molta amarezza. Poi magari sbaglierò, opinione mia, fatemi sapere. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo, per chi volesse, a una prossima puntata o nel gruppo Telegram che trovate linkato. Ciao a tutti belli e brutti e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.